che parte da Lugo. Da Ugo? Lugo. Sì, okay. Ciao da Lugo. Ciao. Passo a chi? No, qualcuno l'abbiamo fatto. Ok? Oggi abbiamo trovato tre ragazzi, addirittura russi, arrivano dalla Russia, russi. Li vedete qua, hanno fatto i 720 km che io farò negli anni, sì. Perché praticamente hanno messo 34 giorni. Sì, sono partiti da San Jean du Port. Da San Jean du Port e sono arrivati qua, hanno fatto già tutto, okay. In gamba, studenti. No, ma... Siete studenti, studi? No, scuola? No, stavo walking? Sì,
per cui li salutiamo e poi nel nostro video metteremo anche loro, che loro vedranno YouTube, che tu hai preso l'interesse. No, è che poi li vedo che non sono stanchi, no? Ma sono ragazzi, no. Noi ci metteremo 3 anni, loro hanno messo 30 giorni. E grazie. We are strong, okay. Walking. Okay. Ok, grazie. No, ma potevi stare anche tu. Ok, vai. We came from Russia, Moscow, and we started from St. John Pierreport 34 days ago, and we went here on foot, walking, and we're very happy to see the ocean and to finish our way. And we're not students. He's my husband. Tuo ragazzo. Okay. I'm 27 and he's 39. Oh, Stefano. Very young. Yeah. So we married 3 months ago and it is the start of new life. Okay. Vuole dire you want to say something? Sì, claro. Vale, mi chiamo Elmira. Ma è spagnolo. È spagnolo. Come vuoi. Vale. Noi non capiamo niente lo stesso. Va bene, spagnolo. Vale, mi chiamo Elmira, soy también de Rusia, pero soy de Siberia. Pero empecé no en San Juan, solamente en León. León. Para mí solamente 410 kilómetros. 400.000. Sí, en 15 días, sí. Vale, okay. Non sei, sento felice qui, Allora, sentiamo il... Voi vi siete incontrati a metà strada. Con incontriamoci in Ponferrada, nel cammino, i tre días últimos estamos camminando juntos, hablamos, y pienso que es muy bien. Sí, en el camino puedes encontrar la gente diferente y muy interesante. Sí, sí, okay. Y puedes, no sé, dividir las emociones. Ok. Oh beh, no, bastano loro. E allora salutate, mettiti anche tu che salutate, dai. Ciao. Vai. Allora, ciao, volevo dire che questa sera abbiamo incontrato un grandissimo amico. Un camminatore, praticamente si chiama Walter Belling. Che è anche sul giornale che ho fatto la foto, poi vado a documentarmi, e praticamente ha fatto tutti i cammini possibili. Da 4 anni che fa i cammini, il più lungo è stato partire da Norimberga e ha fatto 3.000 chilometri per arrivare qua in 3 mesi. Adesso il prossimo vorrei farlo, che passa addirittura da Venezia, Pisa. No, quelli li ha fatti anche fatto, quello, ha fatto quello, il cammino del nord. Venezia, passare per Pisa, Roma, ha fatto anche quello, non sbagliavo io. E praticamente niente, la persona. Lui il cuore gli dice di camminare, è stato. Aveva un'impresa, tra virgolette. No, ce l'ha ancora, mi ha detto, ho capito bene. Altro, lavorate che io devo andare a camminare. La sintesi della cosa. Ho capito. Ed è stato citato in questo giornale che adesso faremo vedere. Certamente. Sì. La voce ecco. Di Santiago. Sì. Un momento, no? Allora, tienilo così. Okay. Ecco. La voce di Santiago. E lui è stato citato come grande camminatore, e qui spiega tutto in spagnolo, di tutti i suoi cammini che ha fatto. Ok, lo ringraziamo che ci ha lasciato. Però farlo parlare, parla. Parla. Capirlo. Abbiamo un po' di difficoltà, perché lui è tedesco, parla. È spagnolo, parla un pochino di spagnolo del cammino. Sì, un pochino di spagnolo, sempre apprendo un pochino di idioma di spagnolo e un pochino di portoghese. Allora, hai fatto il cammino, il primitivo? Cammino primitivo, cammino del nord del mare. Del nord. Cammino di English, cammino di Mozarabe, cammino di... Via de Plata, de Gibraltar, Sevilla, Santiago, dos veces, de Gibraltar, ho capito. Il cammino di Valencia, di cammino in portoghese, di cammino Lusitana, cammino di mare in Portugal.
Ma è incredibile. E noi facciamo fatica a fare 100 passi, non 100 chilometri. Ok, grazie, va bene, dai. Salutiamo Walter, grazie Walter. Grazie, ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Lo tengo io. Abbiamo trovato questa sera un Jumar. Jumar che arriva dal Brasile, non a piede ovviamente, è partito e ha fatto il lato francese. Sì, da Saint-Jean. Da Saint-Jean. E praticamente ha percorso quasi 900, 800 chilometri. 899 chilometri, quasi 900 chilometri. E praticamente la tua esperienza ti sei trovato bene. Dai, parla. Parla tu, parla quello che vuoi. Tua esperienza. Para mí, cuando empecé el camino por los Pirineos, la primera etapa es una etapa durísima porque son 25 kilómetros arriba y 5 kilómetros abajo. Este es un camino muy peligroso que hay muchos caballos salvajes y una tormenta que cambia todo el tiempo, el clima del tiempo cambia todo. Hay la experiencia muy grande, muy bonita. Hay personas de todo el mundo que cambiamos muchas experiencias muy ricas, pero que tengo que decir la verdad, es un camino de dolor porque las personas tienen muchas ampollas en los pies. Después de 3 días te duele en todo el cuerpo, pero que después de mucho tiempo el dolor no es una cosa muy importante. Más importante son las experiencias con las personas, la experiencia también con el camino, porque el camino tiene una funcionalidad muy antigua
desde antes de los druidas y los celtas, muy después con los romanos y después con la iglesia, pero que el camino es lo mismo. Ha cambiado un poco la dinámica del camino y del peregrino, pero que yo creo que esto, el camino es lo mismo. Los sentido del camino no es de religare en el sentido no más tanto de religión, pero que de religación del hombre con su propia naturaleza. Mm-hmm. Okay. Sí, con su diceva, mi diceva anche che lui ha camminato giorno e notte, ha fatto 50 chilometri in una volta, no? Sì, in la ultima etapa camminai 50 chilometri, però che questo so è consigliabile dopo che cammini 3 settimane. Non devi camminare 50 chilometri in un solo giorno, che corres un rischio molto grande con il tuo corpo. Hai che acostumbrare il corpo prima. 3 settimane se quieres empezar a intentar 50 km en un día y una noche. Pero que no es aconsejable, lo normal es siempre 20 km. Pero que estaba con mucha gana para llegar a Santiago y empecé durante un día y una noche 50 km. Okay. Pero que hay que beber así como 6 litros, 7 de agua cuando caminas así. Comer e camminare seguidamente come un atleta. Ho capito, tu sei già allenato, sì. Andavi già in movimento quando ok, morto. Vabbè, allora dai, salutate e tutti e la grazie, prossima volta. Ciao, salutiamo tutti. Ciao. Sì. Ciao. Ringraziamo. Aspetta un primo piano. Ciao. Ciao. Grazie, ciao.